Buongiorno, sono Letizia Marsile e sono docente dell'Università di Siena, precisamente del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Stamani mattina ho la fortuna di trovarmi in uno dei meravigliosi luoghi di Siena, che purtroppo non tutti conoscono, ma che tutti dovrebbero conoscere. E sono qui proprio per cercare di farvelo scoprire, insieme ad una persona che passa gran parte della sua giornata all'interno di questo luogo. La persona che vi voglio presentare si chiama la dottoressa Chiara Bratto, che è la responsabile della comunicazione e dell'organizzazione degli eventi di questo meraviglioso posto. Grazie Letizia, e siamo in un meraviglioso luogo storico della città di Siena, esattamente l'Accademia delle Scienze, più nota come Accademia dei Fisiocritici. Un nome strano, originale, che si trova solo qui, da non confondere con fisiocratici. I fisiocritici coniarono questo termine dal greco per descrivere chi erano: studiosi della natura. Qui abbiamo la pietra di paragone che scelsero ad emblema. Era una pietra che serviva nell'antichità per distinguere l'oro e l'argento veri dai falsi, quindi un simbolo estremamente forte per dire proprio il loro programma. E in questa sala abbiamo anche questo signore, che è Pirro Maria Gabrielli, il ritratto del fondatore di questa accademia, che nel 1691 la fece sorgere insieme ad un gruppo di docenti dell'Università di Siena. E infatti questo sta anche a dimostrare il legame storico e stretto di grande collaborazione che esiste fra queste due istituzioni, l'Accademia dei Fisiocritici privata e l'Università di Siena pubblica. Questo per tutta una serie di iniziative che oggi questa Accademia mette in campo, dalla divulgazione alla ricerca, al supporto alla didattica per tutte le scuole di ogni ordine e grado, università compresa. Infatti molti studenti vengono qui anche per prepararsi a esami che devono sostenere, ed è bellissimo per noi vedere gli studenti seduti che studiano dalle vetrine. Dall'attività di ricerca e studio dei fisiocritici e anche dalle relazioni instaurate da questa accademia con altre istituzioni scientifiche di tutto il mondo, si sono prodotti nel tempo un museo di storia naturale, una biblioteca specializzata in materie scientifiche che è qui alla mia sinistra, con libri anche rari che datano a partire dal 1500, e un archivio storico con decine di migliaia di documenti manoscritti. Le sezioni principali di questo museo, che è ospitato nei vari piani di questo edificio, che è appunto un antico convento camaldolese, nel monastero della Rosa, qui accanto infatti abbiamo la Sala Rosa, che oggi non è più parte di questa accademia. Sono quattro, dicevo, le sezioni principali. Abbiamo a piano terra la geologia, in questo piano, che è il piano primo, la zoologia, ancora sopra abbiamo l'anatomia e poi la botanica, che è parte al piano terra e parte in un piano seminterrato estremamente suggestivo, perché è in parte scavato nell'arenaria del Pliocene senese, che va dai 5 ai 3 milioni di anni fa. Nel seminterrato ci sono degli ambienti estremamente affascinanti, cunicoli che sono, si snodano in tutto il piano e che portano ad una cisterna medievale che oggi ospita un moderno sistema solare che viene messo in funzione per visite guidate. C'è anche un ipogeo, una grotta con urne cinerarie etrusche, anche se non è di epoca etrusca, ma risale probabilmente di età tardo romana o alto medievale. E nella parte del seminterrato vengono ospitate anche poi mostre di vario genere, una parte che confina con l'orto botanico, con il quale infatti collaboriamo per molte iniziative. E dicevo visite guidate per la parte astronomica del sistema solare, visite guidate perché in effetti si possono prenotare visite guidate per gruppi, perlomeno in attesa della riapertura di questa istituzione, che è chiusa per naturalmente la situazione di emergenza che viviamo, e abbiamo dovuto azzerare tutte le iniziative che avevamo in calendario: convegni, conferenze, campus, mostre.
Però in attesa potete organizzarvi in gruppi e prenotare visite guidate secondo varie tipologie attraverso il sito www.fisiocritici.it, c'è proprio un form da riempire molto semplice, oppure attraverso anche una app che si scarica gratuitamente per Apple e Android, si chiama Museo in Tasca. È una sorta di piccola guida tascabile attraverso la quale potete visitare questo museo, potete vederlo. Ma si può visitare anche, oltre che con la app, che adesso qui vediamo, questa è una cornice che si trova nel museo e che i visitatori possono consultare per avere informazioni su reperti, collezioni e anche storia di questa accademia. Ci sono due mostre che si trovano anche sul sito. Una è Curiosi per Natura, è più incentrata sul museo, un'altra è Fisiocritici, c'è più una storia dell'accademia. E fra l'altro, attraverso questi strumenti si può veramente visitare virtualmente il museo e l'accademia attraverso anche la tecnologia della Street View, perché queste mostre sono state realizzate in collaborazione con Google Arts and Culture, che è un archivio digitale che condivide il patrimonio culturale dell'umanità. E naturalmente continuano ad essere attivi i nostri social, Facebook e Instagram, quindi potete sicuramente seguire queste pagine e anche, se volete, andare su YouTube, digitare Fisiocritici e vedere i video che sono disponibili, alcuni anche molto brevi, anche di esperimenti scientifici che noi facciamo. Riprendiamo la nostra visita da qui. Abbiamo il simbolo dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena. È un simbolo, come potete vedere, molto grande, 15 metri. Si chiama Balenottera Physalus o Balenottera Mummi. È un cetaceo, un misticete, l'unico misticete che troviamo nei nostri mari. Che cosa significa misticete? Che non ha denti, che si ciba filtrando il plancton. E è il secondo animale che sia mai esistito al mondo per dimensioni. Più grande della balenottera comune c'è soltanto la balenottera azzurra, ma che non si trova nei nostri mari. Vi faccio visitare l'Accademia dei Fisiocritici molto velocemente. Sembra veramente un'immersione all'interno di tanti ecosistemi e della biodiversità del mondo. Abbiamo pesci, uccelli, anfibi, rettili marini. Qui abbiamo le tartarughe marine, la caretta, che è presente anche nei nostri mari. Abbiamo uno squalo elefante, anche questo qui, come la balenottera che abbiamo visto al piano terra, è plantofago. E si trova anche questo nei nostri mari. Guardate che meraviglia! Tutte queste specie di uccelli che ci accompagnano per gran parte di questo piano. E arriviamo nella mia parte preferita del museo, in quella dove si trovano i reperti cetologici, cioè di cetacei, questi animali che io studio ormai da molti anni, sia esemplari che ritrovo spiaggiati lungo le coste, ma anche esemplari che vivono liberi del loro ambiente naturale. Qui, purtroppo, chiaramente abbiamo soltanto i loro scheletri o animali mummificati. Abbiamo uno scheletro di un granco, abbiamo nella bacheca una mummificazione di un turziope, di un globicefalo e un piccolo delfino comune, mentre sulla destra possiamo vedere il cranio di uno zifio. Queste sono tutte specie che si ritrovano nel bacino del Mediterraneo in modo regolare e sono tutti odontoceti, cioè cetacei con i denti. In questa bacheca invece abbiamo un raro scheletro, perché questo esemplare di cetaceo è un cetaceo oceanico, il kojak. Nel 1988, quando è stato ritrovato spiaggiato alla foce del Chiarone, quindi al confine fra la Toscana e il Lazio, era la prima volta che veniva segnalato nel nostro mare. Come mai stamani mattina parliamo proprio di delfini? In questo periodo, in questo particolare contesto storico, ho pensato molto alle analogie che ci sono tra l'uomo e il delfino. Analogie che vengono dal passato. Si dice molto spesso che il delfino è l'uomo che è rimasto in mare, e già questa frase può lasciar pensare molto. Ma che cosa rappresenta il delfino per l'uomo?
il simbolo del bene contro il male. Se si pensa a quello che riesce a fare un animale polmonato come il delfino, che può rimanere in apnea anche per molto tempo, si può capire come mai il delfino viene anche considerato il simbolo della spiritualità, di quel passaggio fra materia e spirito. Pensate a qualunque tipo di meditazione che viene fatta. Qual è la base della meditazione? È imparare a controllare il proprio respiro. E quindi il delfino, da questo punto di vista, rappresenta proprio questo passaggio fra la morte e la rinascita. Mayol, che ha detenuto il primato di immersione in apnea per moltissimi anni, arrivando a 105 metri nel 1983, quando aveva 56 anni, veniva chiamato l'uomo delfino. E vi consiglio di vedere Le Gramblè, questo meraviglioso film, dove si parla proprio di tutto quello che ha fatto Mayol e anche delle sue competizioni con l'altro famoso apneista, che era Maiorca, che era invece italiano, Mayol era un francese. Ma il delfino ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per l'uomo, guidato o salvato proprio da delfini. Basti pensare ai marinai o ai naufraghi, ai racconti che ne sono stati fatti. Nelle antiche monete, sia greche che romane, molto spesso si ritrova rappresentato il delfino. La parola delfi in greco ha una forte assonanza con un'altra parola, che è delfi però con l'y finale, che significa grembo. Il grembo che rappresenta la fertilità della donna, quindi forte assonanza anche se hanno una derivazione semantica differente, ma anche una forte simbologia. Omero parla di delfini più volte nei suoi poemi e nei suoi inni. Vi è l'inno ad Apollo, ad esempio, dove Apollo viene trasformato in un delfino per poter deviare la nave dei cretesi verso Crisa, che poi diventerà il porto del santuario di Delfi, dove i cretesi diventano a quel punto i custodi del santuario stesso. Per i cretesi i delfini addirittura sono degli dei, sono coloro che guidano le anime nell'oltretomba. I defunti, anzi le anime dei defunti, arrivano nell'isola dei Beati, dove poi vengono trasferiti alla loro dimora definitiva cavalcando proprio dei delfini. Erodoto nel 400 a.C. parla di delfino nel mito di Arione. Arione era un musico di Lesbo, un'isola della Grecia che si trova nell'Egeo, e decise di utilizzare la propria voce per arricchirsi andando nella Magna Grecia e in Sicilia. Dopo essere diventato ricco, però, vuole ritornare nella propria isola e i marinai lo stavano portando di nuovo a casa, decisero di derubarlo uccidendolo. Ma Apollo apparse in sogno e gli disse di chiedere ai marinai di cantare per un'ultima volta e di buttarsi in mare. E così Arione fece e mentre cantava si gettò in mare, dove un delfino lo prese e lo salvò. Tante storie anche da noi in Italia, addirittura in Toscana. In Toscana abbiamo una zona che si chiama, un luogo che si chiama Buca delle Fate, che si trova tra Piombino e Populonia, dove vi è una leggenda che riguarda un uomo e un delfino. Il pescatore Valerio andava in questo luogo a cercare le sirene, che lo catturarono e lo imprigionarono. La fidanzata andava tutte le sere a cercarlo, a chiamarlo, e piangeva. Un delfino raccolse le sue lacrime e le trasformò in una perla, e questa perla fu donata alle sirene per dargli in cambio di nuovo Valerio, e i due vissero felici e contenti. E anche nella Divina Commedia, nell'Inferno, nel 22° canto, quando ci troviamo nell'ottavo cerchio e nella quinta bolgia, dove si parla dei barattieri, di coloro che hanno fatto dell'inganno il motivo della loro vita. E questo passo della Divina Commedia mi piace proprio leggerlo. Come i delfini, quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, che s'argomenti indica amparlo il legno, talor così, ad aleggiar la pena, mostrava alcun dei peccatori il dosso, e nascondea in men che non balena. Cioè, come i delfini che fanno il segno a marinai, inarcandosi sul pelo dell'acqua, di mettere a riparo la loro imbarcazione perché sta arrivando una tempesta, così
i peccatori mostravano la schiena per trovare sollievo alla pena della pece bollente in cui erano immersa, ma si rimmergevano immediatamente quando vedevano arrivare i diavoli che li avrebbero torturati. Un'altra importante analogia fra il delfino e l'uomo e che riguarda veramente questo contesto storico, e per questo mi approccio al mio computer dove ho messo qualche slide. In questa slide possiamo vedere i 7 coronavirus che possono infettare l'uomo. Ma che cosa sono? Questi sono degli zombie chimici, cioè hanno dei piccoli genomi ad RNA racchiusi in una membrana proteica che per riprodursi devono entrare nelle cellule di un altro organismo ed utilizzarne i meccanismi. Sono tutte zoonosi, cioè sono malattie che possono passare direttamente o indirettamente, quindi il consumo di carne o anche il contatto diretto, dagli animali all'uomo. Hanno tutti degli animali serbatoio che, come si può vedere, possono essere dei roditori in alcuni casi e in genere sono pipistrelli, e poi hanno un ospite intermedio per arrivare poi come ospite finale proprio all'uomo. Le ultime, le più famose, sono quelle che hanno riguardato la sindrome respiratoria acuta grave o SARS, il cui ospite intermedio è stato lo zibetto, la sindrome respiratoria meridionale o MERS, il cui ospite intermedio invece è stato il dromedario, e poi ora abbiamo il SARS-CoV-2, l'ultima, che probabilmente è stata trasmessa dal pangolino. Ancora non ce n'è la certezza e non sappiamo ancora con sicurezza neppure quale è l'animale che ha fatto da serbatoio di questo virus. Sicuramente proviene da un mercato di frutti di mare e di animali vivi che si trova nella città di Wuhan, dove abbiamo avuto il maggior contagio da parte di questi virus, perché è una città molto abitata, vi sono 11 milioni di abitanti e molti di questi sono stati infettati. Che cosa significa Covid-19? Probabilmente lo sapete, comunque lo riguardiamo insieme. Co sta per corona, crown, V sta per virus, D per disease, quindi danneggiamento, 19 sta per l'anno in cui è stato ritrovato, il 2019. Come mai diciamo che l'animale serbatoio è il pipistrello? Perché vi sono due coronavirus dei pipistrelli che ne hanno più di 200 che condividono l'88% della sequenza genetica con quella del SARS-CoV-2. I pipistrelli sono il secondo gruppo di mammiferi per numerosità. Più grandi dei pipistrelli vi sono soltanto i roditori, se ne conoscono addirittura 1300 specie. In Italia e basta ce ne sono circa 30 specie conosciute e rappresentano il serbatoio di tanti virus, non soltanto dei coronavirus, ma ad esempio nei pipistrelli c'è stato ritrovato il virus dell'Ebola, il virus della rabbia. Come mai? Sono animali ubiquitari, si trovano in tutte le parti del mondo, hanno un sistema immunitario molto efficace, hanno un metabolismo accelerato solo per il fatto di volare, hanno una vita in colonie, quindi vivono ad alta densità, e oltretutto la diffusione che questi virus hanno è una diffusione tridimensionale, cioè abbiamo altezza, larghezza, ma anche profondità, perché loro vivono nelle grotte. Nei pipistrelli sono stati riconosciuti più di 200 differenti coronavirus, ma come mai non causano delle infezioni gravi? Perché probabilmente l'adattamento fra coronavirus e pipistrelli è avvenuto in un periodo evolutivo di milioni di anni e quindi questi animali si sono adattati veramente a questa convivenza importante con questi virus. Che cosa fanno questi virus quando arrivano all'uomo o a altre specie di mammiferi? Hanno un metodo che è quello di esplodere nella loro virulenza per bruciare il tempo di risposta dell'ospite, di risposta immunitaria. E le infezioni che provocano, le infezioni acute, vengono dette on-off, cioè o abbiamo la morte o abbiamo la guarigione, cioè non sono in grado di avere coabitazione con il loro ospite. E quindi che cosa, fra queste ad esempio vi è il virus del morbillo, altri coronavirus, e quindi per la loro sopravvivenza a lungo termine
adottano una strategia che viene chiamata proprio spillover, salto di specie, in modo da andare a cercare ospiti serbatoio e anche eventuali ospiti di amplificazione che siano adeguati. E vi è un bellissimo libro che si chiama proprio Spillover, è un saggio narrativo sulla diffusione di nuovi patogeni del giornalista americano Quammen, pubblicato nel 2012, e dove mette proprio in evidenza che come pipistrelli siamo troppi, siamo troppo concentrati, ma siamo anche troppo mobili, e quindi queste malattie, che sono delle epidemie, le facciamo diventare molto velocemente delle pandemie. Sono diventate pandemie negli anni anche altre malattie oltre al Covid-2, come ad esempio il virus del morbillo. Se si pensa, questo è nato nel 1100-1200 d.C. dalla peste bovina e è arrivato a piedi attraversando tutto il mondo e causando un numero di morti incredibili. Con il passare degli anni l'arrivo poi di questi virus è sempre stato accelerato dallo stile di vita degli uomini. Se si pensa alla spagnola che c'è stata agli inizi del 1900, sono bastati 2 anni perché questa malattia si diffondesse, ma se si pensa ora al coronavirus sono bastate poco più di 2 settimane per poter raggiungere tutte le parti del mondo, e quindi proprio questa propagazione così veloce di questi virus è legata a questo cambiamento dello stile di vita. Ho messo qui a confronto le 2 epidemie legate al coronavirus della SARS e a quella che abbiamo adesso, e ho voluto far vedere questo, che la SARS, che ha avuto una mortalità del 9,5%, infettando 8.098 persone e provocando la morte di 774, è stata raggiunta il 9 febbraio del 2020, dove il numero di decessi è stato addirittura superato, 814 persone su 37.593 infetti, il 2% soltanto di mortalità. Ma poi questo coronavirus ha continuato a contagiare altre parti anche del mondo, non soltanto la Cina e le Filippine, ma è arrivato ubiquatoriamente in tutto il globo, infettando a ieri sera, il 23 di marzo, 63.927 persone nel mondo e provocando addirittura 6.077 decessi. E in Italia siamo a 4.789 persone infettate e 601 decessi. Quindi questo virus ha dimostrato che i confini sono soltanto qualcosa che mette l'uomo, ma che chiaramente lui non riconosce e riesce ad arrivare in tutte le parti del mondo. Cosa c'entrano i delfini con il Covid-19? Per spiegarlo meglio mi avvicino al mio computer e metto un'immagine di un altro virus. Questo è il morbillivirus, è un virus più grande di 350-600 nanometri, ve ne sono molti generi, ben 10 tipi ne sono stati identificati. E la differenza sostanziale, ad esempio, è che nei bovini hanno dato origine alla peste bovina, nell'uomo danno il classico morbillo, nei cetacei danno una polmonite acuta che è simile al cimurro del cane e che quindi ha una grossa analogia proprio con la malattia che sta intercorrendo proprio in questo periodo nella popolazione. Come si infettano gli animali? Gli animali si infettano attraverso l'inalazione di particelle respiratorie, anche qui di nuovo un'analogia, e un contatto diretto tra di loro. Infatti le popolazioni di animali che sono state maggiormente colpite per quel che riguarda i cetacei sono quelle più sociali. Da noi alla fine degli anni '80 abbiamo avuto una importante epizoosi, una importante moria di stenelle striate, che sono la specie che è maggiormente presente proprio nel bacino del Mediterraneo. Una specie molto sociale che vive in grossi gruppi e quindi quando gli animali si infettavano ne morivano in un numero molto elevato.
Nelle stenelle striate che furono ritrovate spiaggiate furono ritrovati dei livelli anomali di un tipo di contaminanti organoclorurati, polinclorobifenili. Questi sono contaminanti xenobiotici, cioè estranei al mondo vivente, che hanno delle caratteristiche importanti da un punto di vista tossicologico. Sono cancerogeni, sono teratogeni, sono degli endocrine disrupting chemicals, ma soprattutto sono dei potenti immunodepressori. Nei cetacei vanno ad accumularsi nel grasso sottocutaneo, quello che viene chiamato blubber, che questi animali utilizzano sia per il mantenimento del calore corporeo, cioè per la coibenza termica, ma anche come riserva energetica. E purtroppo in questo grasso vanno proprio ad accumularsi questi contaminanti lipoaffini. Due colleghi spagnoli, Aguilar e Borrell, provarono a ipotizzare come i policlorobifenili potevano essere una concausa nella morte degli animali. Potevano essere causa diretta, in quanto potevano creare delle reazioni di immunosoppressione e quindi aumentare la mortalità relativa negli esemplari che avevano alti livelli proprio di policlorobifenili, in quanto impossibilitati a rispondere alla virulenza del morbillivirus. Ma siccome negli animali che erano stati sottoposti a necroscopia a livello epatico erano state trovate delle importanti lesioni, questi contaminanti potevano essere anche la causa di queste lesioni. Infatti la loro mobilizzazione dal grasso e quindi il grande quantitativo che era arrivato a livello epatico per poter essere metabolizzato poteva aver creato questo effetto tossicologico su questo organo. Ecco, questa problematica di avere un organo epatico danneggiato l'abbiamo ritrovata anche nelle persone che hanno avuto il coronavirus, il Covid-19. Un lavoro del 18 di marzo del 2020, quindi molto recente, è stato proprio visto che le persone che hanno avuto la problematica del Covid-19 presentavano un fegato con alcune patologie. Ma la contaminazione può rientrare nella virulenza del Covid-19 anche in un modo differente. Alcuni ricercatori dell'Università di Bologna, dell'Università di Bari, di Milano e anche della Società Italiana di Medicina Ambientale hanno messo in evidenza che nelle zone in cui vi è una contaminazione maggiore da particolato a livello atmosferico, abbiamo un'incidenza maggiore proprio di contagi da Covid-19. Nel particolato atmosferico più pericoloso è quello sottile, cioè quelle particelle che hanno delle dimensioni di 2,5 e 10 micrometri. Queste possono funzionare sia come carrier che come substrato per il virus. Come carrier perché i virus vi si attaccano con una forma di coagulazione e vengono trasportati anche ad ampio raggio, come substrato perché permettono al virus di rimanere in aria in forma vitale, anche per diversi giorni. L'inattivazione dipende da vari fattori, soprattutto è legata a fattori meteorologici. Ad esempio è stato visto che maggiore temperatura e maggiori radiazioni solari aumentano l'inattivazione del virus, mentre una umidità più elevata aumenta la sua virulenza e la sua diffusione. Che cosa hanno fatto questi ricercatori? Hanno preso i dati delle centraline ARPA per quel che riguardava proprio il particolato atmosferico e sono andati a vedere dove venivano superati i limiti di legge delle PM10, quelle di 10 micrometri, che è di 50 microgrammi per metro cubo. Qui ho riportato l'esempio soltanto della provincia di Brescia. Il periodo di interesse è stato quello dal 10 al 29 di febbraio. Sono andati a vedere dopo 14 giorni, che è il periodo di incubazione del virus, quante persone nelle zone in cui erano state fatte queste rilevazioni avevano subito il contagio del virus. Vi è una correlazione diretta elevatissima, che per chi sa un po' di statistica lo può capire, ha un R quadro di 0,98, quindi una correlazione veramente forte, fra il numero di particelle sottili, quindi il superamento
del limite di legge delle particelle sottili PM10 e il numero di contagi che vi sono stati nei 14 giorni successivi. Nella Lombardia e nell'Emilia Romagna abbiamo questa curva che è veramente impressionante. Dove vi è stato questo superamento abbiamo avuto questo incremento importante proprio nei giorni che, come si può vedere, dal giorno 1 fino al giorno 14, mentre per fortuna nelle altre regioni questo incremento non c'è stato e probabilmente è legato proprio al fatto che sono zone dove questo particolato non ha superato i limiti di legge. Questo studio di questi ricercatori parte anche dagli studi pregressi che erano stati fatti che riguardavano la diffusione del morbillo, che in 21 città cinesi il morbillo era correlato al superamento dei livelli medi che si hanno durante l'anno delle polveri sottili 2,5 micrometri. Quando queste polveri superavano il livello di 10 microgrammi per metro cubo, che è molto al di sotto del limite medio annuale perché è di 25 microgrammi metro cubo, si aveva un incremento incredibile del virus. Inoltre il pulviscolo atmosferico può funzionare come boost, cioè essere un impulso alla diffusione virulenta dell'epidemia. Quindi da questo si può capire veramente carrier, substrato, boost, quanto sia importante avere un'aria pulita. E molto spesso i limiti di legge che vengono dati probabilmente non sono quelli che tutelano la nostra salute. Partendo da questo vorrei esprimere un importante concetto che fu messo già in evidenza nella metà dell'Ottocento. Non esiste una linea di demarcazione tra la medicina animale e quella umana. E soprattutto quello che fu detto poi nel 1984 da un medico veterinario statunitense, Schwab, che coniò un termine, One Medicine, intendendo con questo salute come salute dell'uomo, salute degli animali, ma soprattutto salute dell'ambiente. E proprio partendo da questo si può esprimere un altro concetto, che è quello che si ritrova nel libro della virologa Ilaria Capua, quello della salute circolare. Anche questo riprende sicuramente il discorso dell'economia circolare, cioè non si può pensare di curare l'uomo se non stanno bene anche gli animali, le piante e quindi l'ambiente nel suo insieme. Quindi fondamentale curare l'ambiente per curare l'uomo. E voglio terminare questa mia presentazione con questa slide in cui viene riportata la lettera che il professor Giovanni Di Guardo, mio carissimo collega ed amico dell'Università di Teramo, ha mandato all'Espresso. Covid-19, hic est locus, ubi mors gaudet succurrere vite, che significa che questo è il luogo dove la morte si compiace di essere d'aiuto alla vita. Come mai ho riportato questa slide? Perché sarebbe importantissimo studiare le persone che sono morte a causa del Covid-19. Sarebbe fondamentale per capire le modalità di colonizzazione dell'apparato respiratorio e anche degli altri distretti dell'organismo. Sarebbe fondamentale capire la dinamica della risposta immunitaria, così come sarebbe molto importante capire se vi sono eventuali fattori sia di suscettibilità che di resistenza. È chiaro che questo è un tasto molto difficile da toccare per la emotività, per l'affettività che abbiamo nei confronti delle persone che sono decedute, ma come dico quando parlo dei miei delfini, la valorizzazione di un animale morto per poter avere delle informazioni altrimenti non ottenibili. E in questo modo sarebbe veramente importante poter ottenere delle informazioni dalle persone che sono decedute per curare le persone che sono malate, ma soprattutto per il nostro futuro, per poter affrontare il Covid-19, se si ripresenterà, ben più preparati di come siamo stati in questo momento. Bisogna anche ricordare una cosa,
L'Italia è il primo paese in Europa che ha i decessi causati da batteri che sono antibiotico resistenti. Che cosa significa questo? Ci siamo curati troppo e ci siamo curati male e abbiamo creato un popolo di immunodepressi. E quindi un'altra cosa che sarebbe molto importante da studiare su queste persone sarebbe anche andare a cercare quei contaminanti che io vado a valutare nei delfini che si spiaggiano, per capire se anche in questo caso alti livelli di contaminazione possono essere una causa dell'immunodepressione di queste persone. Sappiamo infatti che le persone che muoiono a causa del Covid-19 sono persone che comunque hanno già un sistema immunitario compromesso, cioè che hanno altre patologie e che quindi non sono in grado di rispondere perfettamente all'attacco di questo virus. La presenza di alti livelli di contaminanti immunodepressori sicuramente potrebbe aggravare la situazione e questa è una cosa che andrebbe indagata. Sperando che questa visita virtuale dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena sia stata di interesse, che abbia suscitato alcune curiosità, vi salutiamo e vi aspettiamo. Arrivederci!